Gli incendi si controllano con la rapidità di intervento. Dobbiamo essere noi a chiamare il 115 o il nostro numero verde perché non dobbiamo mai lasciare intendere che qualcuno lo faccia al posto nostro. È sempre meglio sentirsi dire abbiamo già la segnalazione piuttosto che invece non segnalarlo perché magari si intende che qualcun altro l'ha fatto al posto nostro. Noi abbiamo attivato la nostra sala operativa unificata che è presidiata dal nostro personale regionale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri forestale e dalle organizzazioni di volontariato, a cui poi ovviamente si aggiunge lo straordinario apporto degli enti locali che sono ovviamente i primi a dover affrontare l'emergenza e i nostri parchi nazionali anche, ricordiamolo, insomma, il territorio dell'Abruzzo ha 3 parchi nazionali e un parco regionale. Per cui anche nelle aree protette l'intervento è ancora maggiormente importante nella sua rapidità. La coscienza è assolutamente importante, specie in una terra come l'Abruzzo, che è una terra estremamente verde. Aggiungerei anche una macchia ancora più importante e lo stesso indelebile che è quella sulla fedina penale, perché chi cagiona un incendio boschivo, così come dice il codice penale, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Noi dobbiamo essere molto accorti perché oltre agli incendi dolosi ci sono anche, come dicevamo prima, gli incendi colposi, cioè quelli che si procurano, si provocano non con l'intenzione ma con l'incuria. Abbiamo citato alcuni esempi prima, aggiungerei anche di fare molta attenzione ai fuochi pirotecnici durante il periodo estivo. Stiamo vivendo un periodo di grande secco, no? C'è poca acqua, per cui dobbiamo stare veramente attenti perché qualsiasi scintilla può provocare un incendio di ettari e ettari di bosco. L'anno scorso sono bruciati 1.300 ettari del nostro bosco abruzzese, no, quasi 900 solo qui intorno all'Aquila per gli incendi che tutti noi ricordiamo. Dobbiamo abbattere questi numeri perché il nostro patrimonio verde è anche la nostra economia.